Salve, questo è il primo video di risposta ad Ebe Eppez, che ringrazio per aver accettato la piccola sfida e per aver impostato le cose dal punto di vista scientifico e logico. Scientifico e logico sono cose molto interessanti. Scientifico significa, giustamente come dice, riproducibilità, eccetera, eccetera. E soprattutto che quando si verifica un qualcosa, un fatto, quello è un fatto verificato e va accettato per quel che è, a prescindere da quello che noi possiamo pensare. Dal punto di vista logico, invece, significa che come funziona la logica? La logica funziona così. Abbiamo delle ipotesi, assiomi, eccetera, eccetera, che portano a delle conseguenze. Se scopriamo che una conseguenza è sbagliata anche la premessa, la famosa dimostrazione per assurdo. Inoltre, se sono sbagliate delle ipotesi, la teoria va riformulata. Capita spesso. Quindi io cosa farò? Dimostrerò in modo scientifico, quindi con la constatazione sulle prove, che la teoria di De Beppez, che si chiude con questa domanda, è sbagliata. Qual è la domanda? È: spiegami con una logica molto sensata come sia possibile che siano i banchieri e non i governi a governare il mondo. Iniziamo. Un minuto. Innanzitutto, questa frase contiene una premessa sbagliata, cioè che i banchieri governano il mondo. In verità, i governi, con per esempio il Trattato di Maastricht, creano la BCE e gli danno i poteri e scrivono anche nel trattato che la BCE e i governi devono collaborare. Gli danno ovviamente il potere sovrano di emettere moneta. Sull'emissione di moneta, De Beppez fa un'ipotesi da cui parte poi tutto il ragionamento. Cioè, leggo, gli stati prendono soldi da chi stampa moneta, ovvero le banche centrali che sono le uniche che stampano moneta, li prestano agli stati, le banche centrali. E poi queste banche vogliono interessi e così si crea il debito pubblico. Allora, il debito pubblico si crea prima della stampa della moneta, tanto che la moneta viene scambiata in base ai titoli del debito pubblico che già esisteva prima. Seconda cosa, è vietato dal trattato di Maastricht, è vietato alle banche centrali di prestare moneta allo Stato. Articolo 21. Fine. Un minuto. A questo punto la risposta De Beppez. Una volta spiegato in modo scientifico, cioè con un articolo di legge, che quello che affermi è sbagliato, poiché lo scienziato non è identificato con la sua teoria, mi aspetto a questo punto che tu ritratti pubblicamente ogni tua affermazione fatta che parta dal discorso gli stati prendono soldi da chi stampa moneta, la moneta viene prestata agli stati e poi queste banche vogliono gli interessi e da lì si crea il debito pubblico. Se sei una persona scientifica e logica, dovresti accettare tranquillamente questa conseguenza. Grazie.